Laudetur Iesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi amici e fratelli tutti nella Fede Cattolica, ben ritrovati ai nostri colloquium. Dopo un'assenza un po' prolungata, ma come sapete gli ultimi mesi sono stati molto impegnativi, soprattutto dalla morte di Benedetto XVI in poi e soprattutto eh, l'imminenza ormai di questo sinodo sulla sinodalità ha occupato veramente i nostri pensieri perché è veramente molto preoccupante. Temiamo che quello che il vento che sta arrivando dalla Germania, questo vento freddo dal Reno che arrivò già ai tempi del Vaticano. II possa arrivare nuovamente nel Tevere romano. Quindi dobbiamo pregare, pregare tanto per la Santa Madre Chiesa, per la santificazione del Papa, dei Vescovi, di tutti i sacerdoti e ovviamente anche di tutti noi battezzati, perché possiamo essere sempre fedeli alla chiamata del Signore sull'esempio dei santi e dei beati. In modo particolare in questo colloquium vogliamo parlarvi di Madre Elena Maria Aiello. Ecco, la vedete in questa foto in sovrappressione in uno degli ultimi anni della sua esistenza terrena, della sua vita terrena, prima di essere chiamata a ricevere la gloria che gli era stata promessa, avendo santificato la sua vita, sempre al servizio di Cristo e di Santa Romana Chiesa. E... Madre Elena è stata beatificata nel 2011 da Benedetto XVI. Eh, ella ha avuto tanti doni mistici nella sua vita. È che è stata conosciuta come la monaca santa, a monaca santa, così la chiamavano nel sud Italia. Quest'anno, visto che ricorrevano i cento anni della sua stigmatizzazione, abbiamo voluto dedicare un articolo del nostro oracolo, la nostra rubrica dedicata alle, alle profezie di santi e beati e alle apparizioni, all apparizioni mariane, proprio a lei, visto che questo, ma, questo marzo ricorreva questo importante anniversario. È bene specificare, però, No, che la Chiesa quando beatifica e canonizza un suo membro non lo fa perché ha avuto le stigmate eh, o perché ha avuto delle, delle visioni, perché, ha avuto, perché aveva certi doni diciamo mistici, lo fa perché questo suo membro ha santificato la sua vita vivendo in maniera eroica le virtù teologali e le virtù cardinali cioè si è santificato perché ci sono tanti santi che non avevano doni mistici, ma che comunque la Chiesa ha elevato agli onori degli altari. Certamente questi doni mistici sono un segno privilegiato del cielo, un segno che il cielo voleva dare non soltanto a quest'anima mistica, perché questi doni mistici sono più per gli altri che più per, questi, eh, per queste anime mistiche. Pensate un po' perché il Signore le cose le fa bene. Madre Elena, in modo particolare, Benedetto XVI il giorno della beatificazione, che non fu presieduta da lui perché lui mente le presiedeva. Però volle ricordarla nell'Angelus in modo particolare per il suo grandissimo, grandissimo amore alla Santissima Eucaristia. Infatti, Benedetto XVI disse. Era il 14 settembre del 2011 che a Cosenza viene proclamata beata Suor Elena Aiello, fondatrice delle Suore Minime della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Illustre figlia della terra di Calabria, Suor Elena Aiello soleva dire L'Eucaristia è l'alimento essenziale della mia vita, il respiro profondo della mia anima, il sacramento che dà senso alla mia vita, a tutte le azioni della giornata. Quindi concluse Benedetto XVI: l'esempio e l'intercezione della nuova beata accrescono in tutti noi, noi l'amore per il milabile sacramento dell'altare. Perché questo, insomma, il, la fonte e il culmine della vita dei Santi e dei Beati, come sempre, e non può che essere, nostro Signore Gesù Cristo. I tre Amori bianchi, tanto cari a San Giovanni Bosco e anche al Veggente delle Tre Fontane, Bruno, Bruno Cornacchiola. Chiedo scusa. Quali sono questi tre amori bianchi? Ripetiamoli sempre. La Santissima Eucaristia, la beata sempre Vergine Maria e il Vicario di Cristo, quindi è il Papa. Quindi in modo particolare la vita dei Santi è orientata a questi tre amori terreni ma che sono anche ovviamente celesti, che rimandano all'eternità e solo nella Chiesa Cattolica li abbiamo. Bene, dopo aver ricordato un po', eh, in, veramente in estrema sintesi, la vita di questa grande beata fondatrice, che morì nel 1961, vogliamo, eh, abbiamo ricordato già in oracolo alcune sue profezie che ebbe da nostro Signore e da nostra Signora. Eh, sembrerebbe alcune... Anni fa sembravano che alcune si erano realizzate, però i recenti eh, avvenimenti che sono successi, soprattutto negli ultimi, negli ultimi anni, anche più recenti, diciamo dal 2019 in poi, da certe nefaste decisioni della gerarchia, da Abu Dhabi in poi, ecco, eh, dalla Mama, poi c'è stata la pandemia, è scoppiata la guerra eh, russo-ucraina e così via, insomma, sembrerebbe insomma, che. Quello che sembrava compiuto in realtà non è ancora compiuto. Quindi abbiamo voluto ricordare la Maria Aiello con la sua vita, naturalmente ribadendo la sua vita, il suo grande amore per i tre amori bianchi, ma anche con le profezie che ella mise per iscritto che riceveva direttamente da nostro Signore Gesù Cristo. È bene ricordare ancora una volta che eh, quando la Chiesa beatifica un suo membro non è che beatifica anche le sue profezie. Chiaramente no, sono una cosa separate, però è chiaro che un'anima che viene beatificata, eh, elevata agli anori dell'altare sulla terra è degna di essere ascoltata con molta attenzione nei suoi scritti. Scritti che poi <coughs> chiedo scusa, sono stati regolarmente pubblicati e diffusi anche da anime sacerdotali, cioè da sacerdoti e anche da vescovi, anche perché Madre Elena, come dicevamo, sempre ha sempre avuto una grande fama di santità, anche prima della stigmatizzazione, nel sud Italia era conosciuta come la Monaca Santa e dopo la stigmatizzazione venuta appunto cento anni fa, la sua fama di santità si è diffusa non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo intero. Quindi adesso andiamo a, a leggere alcune, non tutte, naturalmente come trovate sempre nelle descrizioni, nell'info box dei nostri video trovate tutti i link, potete esaminare, eh, leggere e meditare con molta attenzione queste, eh, queste sue profezie che ovviamente non si esauriscono con quelle che abbiamo riportato nel nostro oracolo. Ce ne sono tantissime nelle sue ovviamente biografie ufficiali, quelle cioè dell'ordine e dei sacerdoti dell'ordine alle fondate dei sacerdoti che la ebbero in, in cura d'anima durante la sua vita, eh, però insomma diciamo queste ci sono molto utili per riflettere sui tempi presenti. Eh, prima di cominciare vorrei ricordare una cosa molto importante ecco, che poi trovate anche nel nostro articolo su oracolo. Eh, dunque, innanzitutto che eh, la profezia... Eh, le profezie dei santi sono quelle che vengono chiamate rivelazioni private, cioè eh, la Chiesa, anche se le dovesse riconoscere, non chiede, eh, la, non, non chiede una fede a queste profezie. Però è chiaro, dicevamo, che sono degne di molta importanza, perché vengono da anime privilegiate già in terra, con carismi molto belli e molto particolari, carismi mistici. Però ecco, eh, le profezie, come tutte le rivelazioni private, ci aprono squazi improvvisi e imprevedibili sul futuro. Non certo per, la, per alimentare la nostra curiosità, che è tanto grande eh, e anche molto spesso molto pericolosa, perché ci fa mettere il naso dove invece non dobbiamo mettere il naso, ma per orientare il nostro operato nel tempo presente. Cioè il profeta è quello che ti dice: attenzione, perché se continui ad andare su questa strada. Se continua ad andare per esempio eh, in un senso unico, vai a sbattere o su una macchina o chissà dove. Ecco, queste sono le profezie, insomma, ci stanno avvisando che stiamo andando sulla cattiva strada. E molto spesso le profezie ignorano volutamente i dettagli perché devono tracciare una rotta, indicare una direzione, sottolineare una tendenza a cui seguire, che non è qualcosa di astratto questa tendenza. Che certamente riguarda singolarmente ciascuno di noi, ma che talvolta, molto spesso sempre, riguarda la Santa Madre Chiesa, perché si tratta della volontà del cielo, dove cioè il Signore vuole condurre la sua barca, la sua Chiesa, guidata in terra da Pietro. Bene, allora cominciamo subito a leggere qualcuna di queste profezie eh, di Madre Elena. Ovviamente ripeto, a volte scorrerò velocemente perché sono davvero tante e non posso leggerle tutte, però ci aiuteranno a capire qual è questa tendenza, questa linea, questa rotta a cui il cielo vuole farci tendere e seguire per la salvezza delle nostre anime e anche per il trionfo di Santa Madre Chiesa. Bene, allora. Leggiamo con molta attenzione. Leggiamo insieme perché anch'io, certamente, le ho già lette, le abbiamo già sistemate nel nostro oracolo. Ma è, è, è importante, comunque, eh, rileggere e rimediarle insieme. E lo farò insieme adesso con voi. Ecco qua, questa è la nostra pagina di oracolo dove trovate l'articolo dedicato alle profezie di Madre Elena e anche eh, alla sua vita. Dunque, cominciamo con eh, Nostro Signore. Che già dal 1948 avvisa Suol'Erna che il mondo è rovina e ha bisogno di anime vittime che si uniscono a Lui, che si uniscono a Mediz, del nostro Signore, a portare il peso dell'umanità così dissoluta che dilagano una marea impressionante. E Nostro Signore dice: Quanta impurità vi è una corruzione sfrenata, quanta lordure. Vi è un'epidemia morale che ha inquinato la società. Non vi è più purezza, dice poi nostro Signore. Ovviamente vado avanti, salto. E come mi da triste il cuore vedere, il cuore vedere anime a me consacrate che mi maltrattano, mi oltraggiano fino all'altare, che osano accostarsi col peccato mortale nell'anima. Quanti sacrilegi! Addirittura oggi rivendichiamo il diritto di fare la comunione, ma non è un diritto, è un dono, è un dono che dobbiamo ricevere con le dovute disposizioni. E infatti nostro Signore dice che l'uomo è immerso nella morte, nella fangosa marea di corruzione che tenta di sormeggere il mondo in un uragano di distruzione e di morte, altro che progresso, altro che progresso. Due anni dopo, nel 1950, il Signore dice che gli uomini cadono nell'inferno. L'inferno esiste, non è vuoto ed è pieno addirittura. Nessuno si converte, l'uomo è ostinato, i governanti dei popoli sono accecati, vogliono distruggere, seppellire il cristianesimo. Tutta questa rivolta antropologica che stiamo vivendo oggi, anche con l'ideologia transgendere, è una rivolta contro Dio, contro Cristo. La vita pubblica delle nazioni è guidata con la volontà umana, non con la divina. Insomma, ognuno si fa i cavoli suoi, ecco, scusate l'espressione forte. Tutto tranne la volontà di Dio. Nel 1951 nostro Signore dice che gli uomini hanno scagliato contro Dio un uragano di odio. Ci siamo rivoltati contro Dio, contro il nostro Cattore, Redentore e Santificatore. Il cuore del Signore sanguina, perché noi uomini lo oltraggiamo. Cerca egli dice di cercare ovunque il peccatore ma non lo trova perché ha cercato dal peccato questo perché il mondo vive fuori dal cristianesimo. Ancora tra il 53 e il 56 Nostro Signore dice che il mondo non vive più nella Chiesa, rifiuta la società cristiana della Chiesa Cattolica. Si può proprio dire che col peccato di impurità già colmo, ha portato il mondo alla rovina e che questa è l'ora. Di Satana, dice nostro Signore. Nostra Signora in lacrime, in quegli stessi anni, dice a Madre Elena che l'uomo è messo nella fangosa marea di corruzione che tenta di, sormerge, di, so, di sormergere il mondo. Il mondo è rovina, dice a Madre Elena. E poi, Nostra Signora chiede: aiutami a soffrire, sai che il mio figlio ti ha scelto come vittima. Il Signore va in cerca di vittime, di anime vittime. Salvate anime, infatti, dice nostra Signora, perché il mondo è rovina. E la ragione è questa, dice sempre la nostra Signora dolorata. Manca la base solita della fede, è crollata, è scomparsa. Da qui poche sono le anime che mi onorano, che mi amano, dice Maria. La civiltà è sfasciata. Il principio del male trionfa nella perversa umanità. Ogni principio di bontà religioso è crollato, scendono sul mondo le più fitte tenebre di rovina e di morte, e sprofondato nell'iniquità, nel vizio, nel fango. Il mondo, dice Nostra Signora, vive nelle tenebre, domina il peccato, specie quello dell'impurità. E i peccati della carne, sappiamo come è la stessa detto alla beata Giacinta di, Fa, alla Santa, a Santa Giacinta di Fatima, è quello che porta più anime all'inferno. E poi Nostra Signora avvisa che i governatori dei popoli sono fuori dalla luce di Dio. Era il 1959, e si scaglia in modo particolare contro quelli dell'Italia, che all'epoca erano tutti democristiani, quindi si diceva una volta cattolici da messa, che andavano a messa ogni giorno, facevano la comunione, e fuori dalla messa, in Parlamento a Palazzo Chigi, votavano e preparavano la cristianizzazione della società. E infatti Maria Santissima dice che il materialismo avanza veloce su tutte le nazioni e continua la sua marcia segnata di rovina e di morte. Il peccato di impurità, quante stragi tra la gioventù in mezzo ai fanciulli, non esiste più la famiglia cristiana. E di questo non ne fanno più nessun mistero. Vogliono cacciare Cristo dalle famiglie, dalle scuole, dalle officine, dalla società, dalle coscienze, dagli uomini tutti. E infine dice nostra Signora che viviamo nelle falsità, che resistiamo alla grazia e che l'odio riempie il cuore di noi uomini ingrati. Poi nostro Signore e nostra Signora si lamentano delle anime consacrate che vivono delle loro passioni slegorate addirittura arrivando a seminare, dice nel 52, nostro Signore, odio contro Dio. Gli uomini sono ciecati e non rispettano la casa di Dio e i sacerdoti non sentono più i doveri del loro ministero. Le anime consacrate lo lasciano solo nel tabernacolo. Chi mi tiene compagnia, chiede nostro Signore, chi mi ama fortemente? Questa è una domanda che vale anche per noi battezzati, laici. Chi ama il Signore fortemente, chi gli tiene compagnia. Maledetto peccato, dice nostro Signore, che porterà rovina e morte su tutta l'umanità. La Chiesa non viene più trattata come, casa di, come casa, casa di Dio, ma rifugio per peccare. E prima di pensare alla Germania, pensiamo anche alle nostre parrocchie, dove andiamo noi, le più vicine. Ci sono anime. Consacrate e sacerdotali, dice il nostro Signore, che si sono uniti a Satana e non pensano più alla loro salvezza, né a quella degli altri. L'ostia santa sollevata da mani sacrileghe. Mi lasciano solo, abbandonato. Che potevo di fare di più per le anime? Dice, ci chiede il nostro Signore. Ho dato tutto il mio sangue per salvarle dalla morte eterna. E noi non ce ne curiamo. La Chiesa è pericolante per questo, soprattutto per i peccati delle anime sacerdotali. La Chiesa è in pericolo e quindi dobbiamo pregare, ce lo chiede Nostro Signore, per le anime sacerdotali, affinché siano più zelanti e vivano secondo la loro dignità. Quindi è vero, sacerdote santo, popolo santo, ma popolo orante santifica il suo sacerdote, quindi preghiamo di più. Preghiamo di più. Il Santissimo Rosario, visto che Nostra Signora già nel 1954 si lamentava che pochi sacerdoti recitavano il rosario, per questo la Chiesa è ferita dai propri ministri, poiché le anime consacrate e sacerdotali sono attaccate al mondo e alla creature, e molte anime si perdono per causa loro. E se non vogliamo perdere la nostra anima a causa di qualche anima sacerdotale o consacrata, preghiamo. Per la santificazione dei sacerdoti e dei consacrati, poiché i sacerdoti, anime consacrate, rimangano fedeli alla Santa Madre Chiesa, invece che vivere nell'errore o diventare amici di Satana, come lamenta Nostra Signora apparendo il 4 aprile del 1960 a Madre Arielena con le sette spade nel cuore. E poi nostro Signore ci avvisa che si sta per scatenare una rivoluzione altecristiana. Era dal 1951. E addirittura arriverà a dire che l'Italia, la sede del Vicario di Cristo, diventerà peggiore della Russia. La sinistrizzazione, la, il, il marxismo culturale, il neomarxismo culturale è arrivato anche in Italia. Pensiamo alle leggi sul divorzio, sull'aborto, sull'eutanasia che sta per arrivare. Sull'utero d'affitto. Il marxismo culturale è arrivato dappertutto. E l'Italia no, non sarà salva, Roma sarà travagliata perché deve pagare per i suoi errori. E l'Italia, sede del vicario di Cristo, sarà umiliata perché dovrà pagare per i suoi errori. Preghiera e penitenza però sono le soluzioni, perché questa terribile bufera. Infierisce su tutto il mondo con satanica crudeltà e l'Italia sarà colpita. E la Chiesa è minacciata dai più grandi e tremendi castighi per l'infedeltà delle sue membra e il gregge sta per disperdersi. E nel 1953 Maria lo dice dicendo che ti parlo come ai veggenti di Fatima. Ha detto così a Madre Elena. Certamente il nostro Signore non permetterà che la sede del vicario di Cristo sia in battaglia, cioè che, sia, che cada definitivamente. Ma l'Italia non sarà salva dal suo castigo, ma molto tribolata e purificata, specie la sede del vicario di Cristo. In parte l'Italia dunque si salverà, perché Egli sarà con noi fino alla fine del mondo, ma Roma è comunque profanata dai peccati di impurità. Se non si prega, infatti dice Maria Santissima, i nemici arriveranno alla porta della città santa. E chissà, magari ci sono già arrivati. E l'Italia, ribadisce ancora, sarà peggiore della Russia. A proposito della Russia, nostro Signore e nostra Signora hanno detto a Madre Elena Maria Iello, pregate perché gli errori degli uomini sono al colmo e l'Italia sarà peggiore della Russia se non si prega. La Chiesa sarà molto travagliata, i nemici saranno le porte del Vaticano, pregate e fate molta penitenza. Penitenza, 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 è il grido dell'angelo di Fatima, nel terzo segreto. E infatti Roma, la città santa, quindi la Chiesa, è profanata dai ministri di Dio. Già all'epoca di Pio XII, tanto è vero, che il 15 settembre del 1958 Nostra Signora annuncia la morte di dolore di Pio, Do, di, di Pio XII. Il Papa non vedrà tutto questo in questi giorni avrà l'agonia della morte che breverà la sua vita per sempre. Anche a Pio XII fu chiesto di pagare per i peccati delle membra della Chiesa. La missione del Papa, prima di tutto, è questa. E infatti... Nel 1959 Nostra Signora dice che il Cristo interna, cioè il Vicario, il successore di Pietro, dovrà soffrire perché il gregge sta per dispendersi. E quante anime sacerdotali sono uscite fuori dall'ovile, pregate incessantemente perché l'ora è vicina: la Russia sorgerà su tutte le nazioni e pianterà la bandiera rossa sulla cupola di San Pietro e la basilica sarà circondata da tanti, tanti leoni feroci. La mia parola è chiaro. Il mondo si perde prima di quanto si pensi. La Russia spanderà i suoi errori su tutte le nazioni, specie sull'Italia. Il fragello della guerra è vicino e l'Italia sarà la prima a essere sommersa dalle forze del mare. L'Italia sarà colpita più delle altre nazioni perché gli uomini sono ingrati e vi è la sede del Vecario di Cristo. Dobbiamo sapere... Che la giustizia di Dio punirà l'umanità con severi castighi. Le forze del comunismo, continua Nostra Signora nel 1960, avanzano sempre di più per combattere e distruggere la religione, diffondendo i suoi errori su tutte le nazioni, specie sull'Italia. Sempre nel 1960, la Madonna diceva che la guerra sarà prossima. La Russia è pronta a scatenare tutte le forze del male. I sacerdoti saranno perseguitati, le chiese saranno profanate. Pregate perché il Papa non cada in mano ai russi. Siate fedeli con la preghiera e la penitenza per il giorno del mio trionfo, perché la mia ora è vicina. La Russia tenta di invadere la città santa, in ogni modo sede del vicario di Cristo, profanata da questi mostri infernali. L'ora terribile avanza sul mondo. Il Papa dovrà soffrire tanto quando la Madonna parla del Papa, parla di tutti i papi, non in uno in modo particolare. Certo, ce ne può essere uno in modo particolare, vedete Giovanni Paolo II e altri, ma è chiaro che tutti i papi hanno la missione di soffrire tanto per la Chiesa. Il leone ruggente rosso avanzerà sulla cattedra di Pietro per diffondere i suoi errori, il fiele della Russia avvelenerà tutte le nazioni, specie l'Italia. E poi ci sarà il castigo mai visto nella storia del mondo. Gli uomini parlano di pace, desiderano la pace, ma il mondo sarà tutto in guerra, dice nostro Signore. Mentre nostro Signore dice che il castigo sarà spaventoso: scenderanno sul mondo come tante saette di fuoco buttate dagli angeli sulla terra. Il fuoco cadrà a pezzi, i peccatori, gli empi saranno distrutti. Le anime giuste e devoti del mio rosario, quelli con il peccato veniale, pentiti non morranno, ma sentiranno il dolore della morte. Momento spaventoso sarà per i giusti, per i peccatori e per gli empi, tutti devono assistere con lo strazio nell'animo. Il tempo non è lontano, avverrà quando meno si aspetta. Quindi, Nostra Signora spiega che bisogna ammonire i peccatori e chiamare l'uomo alla penitenza e alla preghiera. Se gli uomini ritorneranno a Dio pentiti, allora la giustizia sarà mutata in misericordia e il mondo in parte si salverà, perché il tremendo castigo non si può evitare. E sarà universale, perché tutto il mondo si è, si è rivoltato contro Dio, proprio perché la Russia ha seminato i suoi ori nel mondo. Bisogna pregare per la conversione dei peccatori, perché sono i nostri fratelli, dice Maria Santissima, sono i vostri fratelli. Recitate il Santo Rosario e la preghiera Materno Rifugio. La preghiera Materno Rifugio è una preghiera che Maria Santissima ha insegnato alla Beata Elena Maria di Aiello insieme a, come tante altre preghiere molto belle che ci sono, per esempio il subtum presidium, ecco. Chi è che so so sopravviverà a questo tremendo castigo, alla perdizione? I devoti del suo rosario, del mio rosario, dice Maria. Le anime consacrate al mio cuore, le anime giuste, i sacerdoti santi non periranno ma saranno salvi. Tutto questo è una, pun è una punizione per gli empi. E infine, e infine si può trarre le somme di tutti questi drammatici messaggi ma che sono pieni di speranza, perché la soluzione è sempre la stessa e qui vediamo, carissimi amici e fratelli tutti nella fede, in cosa consiste questa via, questa rotta che anche con questi messaggi dati a Madre Elena Maria di Aiello il cielo si sta indicando di seguire, che è una sola. Fatima gira che rigira, tutto gira intorno a Fatima, anche il sole ha girato intorno alla Vergine Maria quel giorno a Fatima. Il mondo sarà salvo in parte, parole di nostro Signore, se si, se si propaga la devozione al cuore immacolato di Maria. Maria dice, de, Maria dice infatti devozione al cuore immacolato, strumento di salvezza, bisogna formare una legione di anime per pregare, pregare molto, si può disarmare l'ira di Dio. Queste sono le anime che assicurano la vittoria delle forze del bene. Solo con la devozione al cuore immacolato di Maria, mediatrice tra Dio e il mondo, il mondo in parte sarà salvo dal grande castigo. Continua nostra Signora ribadendo... Il ruolo del cuore immacolato è la sua missione. Il mezzo più efficace per ottenere misericordia è il cuore di Maria, mediatrice fra gli uomini e Dio, e deve regnare. Questa devozione incoraggia i buoni, scuote i tristi, chiama i peccatori al pentimento, eccita i tiepidi al fervore. E ancora... Per salvare le anime dall'inferno si deve diffondere la mia devozione al cuore immacolato di Maria, mediatrice fra gli uomini e Dio, con la consacrazione delle famiglie e a di Gesù, al mio cuore e a quello di Gesù. E ancora chiede di formare una legione di anime, un apostolato del cuore di Maria, mediatrice regina dell'universo. E dobbiamo per questo essere pronti all'attacco per difendere i diritti del cuore immacolato di Maria. Bisogna propagare la devozione al cuore immacolato di Maria perché il Santo Rosario, la corona è come un talismano: non un talismano in senso profano o pagano, ma nel senso che è proprio un oggetto sacro, benedetto in sé il Rosario. Perché Maria è la meretrice tra gli uomini e Dio. Quindi, carissimi amici e fratelli, tutti nella fede cattolica, il messaggio è sempre lo stesso. Fatima, preghiera. Penitenza, consacrazione al cuore immacolato di Maria. Prima di tutto della Russia, fatta dal Santo Padre Francesco l'anno scorso in comunione con tutti i vescovi della terra, lo scorso 25 marzo. Finalmente ci siamo riusciti. Ecco, Papa Francesco, di questo le siamo grati, le saremo sempre grati di aver fatto questo, perché abbiamo visto che, eh, quanto sono attuali i messaggi, le profezie sulla Russia di Suore Elena Maria di Aiello. Sembrava col crollo dell'Unione Sovietica che la Russia non fosse più un pericolo, ma abbiamo visto che il leone ruggente si era solo addormentato e adesso si è svegliato e ancora continua a propagare i suoi roi nel mondo, prima il materialismo ateo e adesso un falso cristianesimo sotto forma di quello russo ortodosso che non è il cristianesimo romano cattolico che è la verità, perché anche i cattolici orientali devono essere romani se non nei riti, nella mentalità quindi la Russia si è rialzata, continua a diffondere i suoi errori nel mondo. In un modo o nell'altro il marxismo ormai ha conquistato il mondo. Si vuole distruggere la famiglia, si vuole distruggere la famiglia. Qualcuno può dire, eh, ma chi governa adesso la Russia non la pensa così. Attenzione, è vero, ma attenzione, perché diffondere un falso cristianesimo come baluardo della cristianità è pericoloso tanto quanto diffondere un falso umanesimo perché l'unico vero umanesimo, se di umanesimo si può parlare, è quello cristiano, cioè la visione dell'uomo come Dio l'ha voluto, che soltanto il cristianesimo ha. Quindi anziché parlare di umanesimo integrale, per essere veri uomini, bisogna parlare di cristianesimo integrale, cattolicesimo integrale. Vero e completo come Dio l'ha voluto è il cristiano ed è il cristiano santo, non soltanto in potenza, ma in atto perché tutti siamo santi in virtù del nostro battesimo, ma ci dobbiamo santificare. Per questo, Maria a Fatima ha chiesto: sì, prima di tutto, la consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, e finalmente l'anno scorso è stata fatta e siamo convinti per vari motivi che abbiamo parlato in altre tavole rotonde, in altri video, in altri colloqui, che il cielo l'abbia accettata, tra cui per esempio la storica sentenza DOT l'anno scorso, che è vero, è poco, ma è un grossissimo passo avanti, con cui si cassava la sentenza Roe vs. Wade negli Stati Uniti d'America, con cui si legalizzava l'aborto e avvenne proprio il giorno di San Giovanni Battista dello scorso anno, che era anche il giorno del Sacro Cuore di Gesù. Ed erano circa due mesi dopo la consacrazione della Russia. E dicevamo che il marxismo vuole rifare l'uomo, cambiando anche la vita biologica dell'uomo. Questo è il problema del neomarxismo, del marxismo culturale, di questa rivoluzione cominciata con Lutero, che trova nella rivoluzione d'ottobre completatosi con la rivoluzione del 1968 in cui si vuole rifare la creazione, il trionfo dell'agnosticismo gnostico, dell'ateismo gnostico, in cui si lascia un pezzettino di diciamo un ruolo alla chiesa, purché diventi una chiesa umana e non più divina, che sia conforto per questa vita terrena, ma che non ti ricordi che sei un peccatore e che ti devi mettere in ginocchio davanti a Dio e chiedere perdono dei tuoi peccati, questo no, perché l'uomo se, se ha bisogno di essere salvato si salva da solo. E la Madonna ha chiesto anche la consacrazione delle singole anime al suo cuore immacolato e delle famiglie al suo cuore immacolato insieme alla consacrazione al sacro cuore di Gesù suo figlio. Siamo pronti a fare questo? Abbiamo passato anni a criticare il fatto che la gerarchia non aveva mantenuto la promessa, cioè la promessa, mantenuto l'impegno, la richiesta, chiesto dal cielo di consacrare la Russia al suo cuore immacolato. Benissimo, adesso la gerarchia l'ha fatto, forse dal più eh, discutibile dei papi, però è stato fatto e adesso tocca a noi. Quindi l'anno scorso c'è chi l'ha fatto, invitiamo a rifarlo anche stavolta. I primi cinque sabati del mese, la Madonna ha chiesto anche questo, e andare alla messa e fare la comunione riparatrice per i, primi per i primi cinque sabati del mese, ognuno segue il mese che vuole, non c'è un mese particolare, per riparare contro i cinque peccati, contro il suo cuore immacolato. La consacrazione delle famiglie, la recita quotidiana del Santo Rosario ed essere pronti ad offrire tutto. Le piccole e grandi croci quotidiane, personali, familiari e anche nazionali, se non internazionali e anche ecclesiali che ci giungono per espiare i nostri peccati e quelli degli altri, cioè salvare ame, cooperare con Dio nel grande negozio dell'umana salvezza. E non dimentichiamo di pregare tanto per il Santo Padre, per i Vescovi, in modo par particolare per il proprio Vescovo, per tutti i Sacerdoti modo particolare per il proprio parroco, per il, chi ce l'ha anche il viceparroco, per tutti i consacrati, per tutti i monaci, per tutti. Pregare per tutti anche perché i nostri governanti si convertano, si convertano, si convertano e riconoscono la regalità sociale di nostro Signore Gesù Cristo sull'universo, sui popoli e sulle nazioni. Continuiamo questa grande opera di evangelizzazione. Facciamoci trovare pronti sia al grande castigo. Sì, perché anche noi dovremo essere pronti, preparati a questo grande castigo che precederà il grande trionfo, il trionfo del cuore immacolato di Maria. La Russia ha seminato i suoi errori del mondo. Pare aver stravinto. Se non nella sua propria nazione, comunque addirittura nell'Occidente, che si è scoperto culturalmente è ancora più marxista di quanto lo erano i sovietici e ancora la Russia sta creando dei grossi problemi. Non faccio un discorso politico o geopolitico, faccio un discorso prettamente religioso, ecco, con questo falso inganno di, 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 di cristianesimo quello russo-ortodosso di questi scismatici orientali che sono rimasti fedeli alle fonti, solo perché in alcune cose apparentemente, apparentemente rimangano fedeli alla famiglia, ma non è così, non è così. Anche lì è tutta diplomazia politica, non crediate, eh, stiamo attenti. Ora non mi sto schierando da l'una e dall'altra parte, ripeto, non sto facendo politica, non è mia intenzione farla, la politica la facciano i politici, la geopolitica la facciano gli esperti e per le questioni diplomatiche fra il partenacato russo-ortodosso di Bosca e la Santa Sede il Papa e eh, i suoi collaboratori i suoi consiglieri, figuriamoci. Sto solo dicendo che questo può essere usato dal diavolo per farci disnamorare dei tre amori bianchi, do, eh, cioè dalla vera Chiesa. E invece Fatima ci ricorda l'importanza dell'Eucarestia, devozione al Sacro Cuore, consacrazione al Sacro Cuore. C'è il cuore nostro Signore nella Santissima Eucaristia, vediamo i miracoli eucaristici, la Beata Vergine Maria, il Rosario da recitare tutti i giorni, la Madonna lo chiese per, per portare la pace nel mondo, per far finire la guerra, si parla di pace ma non recitiamo il Rosario, la devozione al suo cuore immacolato, quel cuore anche addolorato che rimanda alla corredenzione, infatti ribadisce il suo ruolo di essere mediatrice fra Cristo e l'umanità nei messaggi della Beata Elena Maria D'Ariello. E infine la santità del padre, così come la chiama e alle, alle tre fontane, cioè il papato. La santità del padre, il precario di Cristo, è la più santa delle paternità e oggi si vuole ammenare il padre e la madre. E invece chi non ha, non può avere Dio per padre, chi non ha la Chiesa per madre, ma in terra deve avere per padre il papa, al di là che in quel momento sieda sul trono un santo o un peccatore. Il papato è il papato, quindi preghiamo tanto per il Santo Padre. Facciamo la comunione riparatrice ai primi cinque sabati del mese, consacriamo noi stessi le nostre famiglie al cuore immacolato di Maria e al sacratissimo cuore di Gesù e riceviamo, dopo una buona e santa confessione, con le dovute disposizioni, la Santissima Eucaristia. Bene. Carissimi amici e fratelli tutti nella fede, chiedo scusa, mi sono trattenuto un po' di più in questo colloquio, ma era importante ribadire l'importanza di queste profezie di madre Elena Mariaiello che rimandano a Fatima e che rimandano a noi stessi, alla nostra con con conversione e santificazione personale. Perché non si tratta di profezie contro la Chiesa, contro un Papa, contro i Vescovi, nemmeno contro i Vescovi della Germania che stanno ormai, sono in pieno scisma, sono al limite, hanno dichiarato che chiaramente diciamolo guerra a Roma, ma si tratta di essere noi cooperatori della verità, di collaborare con Maria Santissima insieme a nostro Signore nel grande negozio dell'umana salvezza. Da che parte vogliamo stare? Dipende da noi, non possiamo stare nel mezzo o scegliere una parte sbagliata dicendo perché lì mi trovo a mio agio. No, l'unica... Fortezza inespugnabile è il cuore immacolato di Maria, e Maria è madre della Chiesa. Al di fuori della Chiesa cattolica non c'è salvezza. Amiamo la Santa Madre Chiesa e i suoi tre amori bianchi. Evviva Maria, evviva il suo cuore immacolato, evviva la Santissima Trinità, che soltanto la Trinità poteva fare il capolavoro dei capolavori, che è Maria Santissima. Laudetur Jesus Christus, sempre laudetur. Ave Maria.